Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigne e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. È arrivato alla conclusione il percorso degli Stati Generali della Salute. L'approvazione del documento finale in aula è stata preceduta dalla benedizione di Roberto Speranza che ha annunciato l'arrivo di un miliardo di euro per la sanità toscana. Ascoltiamo le parole del Ministro della Salute di Eugenio Giani e di Antonio Mazzeo e del presidente della Commissione Sanità Sostegni e poi i pareri delle varie forze politiche presenti in aula. Ho molto apprezzato il testo della risoluzione, voglio dare merito al presidente Sostegna, al vicepresidente Ulmi, ma a tutti i componenti della Commissione Salute che hanno lavorato su questo ambito di aver messo in campo un lavoro interessante, proficuo, che può essere letto con attenzione anche fuori dai confini regionali. E poi naturalmente grazie al Presidente Gianni, alla sua giunta, noi lavoriamo insieme 24 ore al giorno, eh, c'erano giorni ahimè in cui eravamo davvero costretti a sentirci quotidianamente, oggi eh, il, la fase diversa che stiamo vivendo ci consente diciamo, di avere un po' maggiore... Eh, elasticità nelle nostre, nelle nostre quotidiane comunicazioni ma posso testimoniare che in questi mesi abbiamo fatto davvero un lavoro straordinario insieme e per me è bello venire in toscana perché penso che eh, qui ci sia in qualche modo un elemento di fondo di consapevolezza dell'importanza del nostro servizio sanitario nazionale che può aiutarci a leggere il tempo che stiamo per vivere. Perché quello che è avvenuto è sotto gli occhi di tutti, quanto questa pandemia abbia toccato le nostre esistenze, abbia sconvolto, stravolto le nostre vite. Quando dico nostre, intendo, intendo nostre nel senso più largo possibile, è stato più difficile tutto, è stato più difficile essere studente, essere insegnante, essere vigile urbano. Chiaramente essere medico o infermiere è stato drammaticamente più difficile, ma questa pandemia ci è entrata in casa, è entrata nelle nostre vite prepotentemente e ci ha fatto attraversare probabilmente i due anni più difficili che ciascuno di noi ricorda. Io penso che oggi abbiamo finalmente le condizioni per imparare da quella lezione e per provare insieme a capire come trasformare la più grande crisi sanitaria che abbiamo mai vissuto negli ultimi decenni in un'opportunità di ripartenza e di rilancio il bilancio 2021 su cui si sono sprecate pagine dei giornali, interviste, sul eh, fatto che i conti non erano a posto e invece noi abbiamo l'attestazione senza nessuna diffida che la sanità toscana è sana e che ha chiuso con eh, i conti giusti. Certo, eh, ha dovuto questo richiedere tutta una serie di risorse che abbiamo eh, raccolto dagli altri assessorati, dalle altre direzioni, in tutto sul bilancio della sanità. Per le risorse che ci vengono dal Fondo Sanitario Nazionale da Roma abbiamo dovuto aggiungere 400 milioni eh, che altrimenti sarebbero destinate a tutte le varie altre attività che la Regione svolge, ma l'abbiamo fatto con piacere perché la Regione ritiene che la sanità eh, e la salute pubblica sia la priorità per i cittadini. Oggi noi comunque questa macchina la dobbiamo tenere in piedi perché il Covid non è più letale perché ci rendiamo conto dai dati eh, che con la vaccinazione, grazie alla vaccinazione, eh, ci si ammala, ma si ha un po' di febbre, si può gestire a casa, ma tutto questo comunque comporta un impegno del servizio sanitario forte, quindi che ci si renda conto che la percentuale di risorse del bilancio dello Stato da destinare alla sanità e alla salute pubblica deve essere più ampio. Su questo il Ministro, a mio giudizio, e noi lo sosterremo, deve fare una sorta di battaglia. Vorrei lavorare molto sulla sanità territoriale. In i nostri ospedali sono delle eccellenze e ci viene un emendamento confermato. Quello che dobbiamo lavorare per il futuro è il territorio e quindi avere oltre che degli ospedali così come eh, si manifestano con tanto impegno e passione da parte degli operatori dobbiamo avere anche dei presidi eh, quelli che finora abbiamo chiamato le case della salute che con gli ambulatori, la medicina generale, la diagnostica possono dare risposte eh, che in qualche modo tamponano la corsa che altrimenti quando uno ha la febbre a 39 eh, lo porta subito direttamente al pronto soccorso. Un percorso importante fatto di ascolto, condivisione, eh, di coinvolgimento di chi la vive la sanità, di chi è protagonista della nostra sanità. Permettetemi di ringraziare il Presidente Sostegni, tutta la terza commissione per il grande lavoro svolto, tutti i professionisti della sanità. Non è un grazie formale, è un grazie vero, sincero per il lavoro che portano avanti. Qualcuno dice Abbiamo scoperto il loro valore? No, io penso che durante il Covid abbiamo solamente visto ancora una volta quanto è importante il lavoro dei medici, degli infermieri, del personale sanitario, dei farmacisti, dei volontari. Non voglio dimenticare nessuno. Eh, un grazie al ministro Roberto Speranza. Avere oggi qui il governo al termine, anzi all'inizio degli Stati Generali della Sanità, perché ora poi tutte queste proposte verranno votate nella risoluzione, dovranno diventare leggi, eh, manovre della Giunta, iniziative con una, sempre una grande attenzione verso il cittadino. Avere oggi qui il Ministro Speranza è qualcosa di veramente importante perché significa condividere questo pezzo di strada con il, con il governo. Io sono orgoglioso della nostra sanità, della sanità toscana, un modello per tante altre regioni. Oggi essere qui vuol dire vogliamo migliorarci, che sappiamo che abbiamo fatto un bel pezzo di strada importante, ma dobbiamo lavorare per investire in nuove tecnologie investire in nuovo personale, abbiamo bisogno di nuovo personale, costruire un modello dei piccoli ospedali, eh, perché nel futuro abbiamo sempre più bisogno di territorialità, ma ripensando il modello degli ospedali di prossimità. E poi gli investimenti sulle case della salute, sul territorio, non basta con le risorse del PNRR costruire... Le infrastrutture, ora serve riempire quelle infrastrutture di servizio ai cittadini. Il percorso è stato importante per rimettere in fila una serie di obiettivi eh, rispetto al futuro del sistema delle politiche per la salute. Eh, la sintesi è complessa, abbiamo, siamo arrivati a 45 pagine di risoluzione, se volessimo proprio essere stringati, diciamo che sicuramente un elemento essenziale è il personale per il funzionamento del servizio sanitario regionale. Che c'è bisogno di un maggiore spazio di superamento dei limiti di assunzione, un maggiore spazio e valorizzazione del personale stesso. La necessità di affrontare in maniera più olistica a 360 gradi eh, le politiche per la salute, quindi tutto ciò che determina e incide sulla salute dei cittadini, e poi la conferma del sistema di governance che si basa sulle tre grandi aziende della Regione Toscana, ma con la necessità di andare a, rivis a rivisitare da una parte la governance interna e dall'altra aumentare eh, il ruolo, la funzione e le risorse a disposizione dei territori, rendendo la società della salute obbligatoria in tutte le zone distretto. Eh, ci sono state oltre 200 audizioni e sono arrivati tantissimi contributi che sono stati attentamente visionati, valutati e che poi sono serviti da spunto e da stimolo per eh, stendere quella risoluzione che dà indicazioni precise per la sanità del futuro. Una sanità che, è bene dirlo, vuole ovviamente superare le criticità che comunque ci sono, che vuole migliorare ancora, ma la sanità toscana è una sanità di eccellenza. Non lo diciamo noi, eh, lo dicono degli indicatori e dei soggetti indipendenti. La sanità toscana è ai vertici in Italia per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza, è ai vertici per quanto riguarda eh, le vaccinazioni che sono state fatte ad una percentuale maggiore di popolazione rispetto eh, ad altre realtà e ai vertici per quanto riguarda i volumi che eh, sono stati eh, sviluppati per quanto riguarda le patologie tradizionali anche durante il contrasto alla Covid. Un lavoro buono di ascolto che ha portato a confrontare il Consiglio regionale con tanti operatori del sistema sanitario per dimostrare che la riforma fatta nel 2015 era una riforma giusta, fu molto combattuta. Io allora ero presidente della commissione sanità, un lavoro straordinario che ha messo in sicurezza l'organizzazione del sistema sanitario toscano, lo conferma ai vertici dei livelli nazionali come modalità organizzativa, grazie anche ovviamente alla qualità dei propri operatori e professionisti, ma soprattutto dimostra quando la politica fa scelte coraggiosi e diventano lungimiranti, queste poi portano dei risultati positivi. L'abbiamo visto sotto il Covid, adesso c'è da riorganizzare il sistema, ulteriormente da migliorarlo rispetto alle risposte nuove che questa pandemia ha fatto emergere. Nello stesso tempo c'è una consapevolezza che le risorse servono e da lì c'è un tema che noi abbiamo sempre posto, fosse stato per noi avremmo avuto anche le risorse del MES. L'impianto è stato, diciamo, a livello generale... Il generale positivo, eh, però la nostra risoluzione, che non ci viene permesso di presentarla, viene eliminata perché dice che è sovrapponibile all'altra, ma si basa su degli architravi completamente diversi: perché noi vogliamo tre, anziché le tre ASLE, vogliamo le ASLE provinciali, noi vogliamo che il direttore generale non sia nominato dal. Presidente Gianni, ma sia una concertazione con i territori, quindi con i sindaci, con le società della salute, con eh, la conferenza dei sindaci. Noi vogliamo che il CUP sia rivoluzionato perché ci devono essere due, a, due eh, agende. Una di primo accesso che a un certo momento viene preso in carico dai reparti. L'altra sarebbe un'accettazione ehm, una, un da, da parte dei reparti. Quindi, una volta che uno è dentro il sistema, viene in qualche modo gestito dai reparti. Quindi, non è più una lista di attesa, ma è una programmazione a lungo termine. Abbiamo presentato in aula un documento di 60 pagine che illustra il nostro modo di intendere la sanità toscana. Che su alcuni punti è in linea con quello dell'attuale maggioranza, su tanti punti differisce. Questo dimostra. Che Fratelli d'Italia, come abbiamo detto fin dal primo giorno, non ha intenzione di stare cinque anni in aula a dire di no alle proposte della maggioranza, ma ha intenzione in cinque anni di raccontare ai cittadini toscani la propria visione di regione, la propria visione di governo regionale. E l'abbiamo fatto anche sulla sanità. Presidente Sostegni che ringrazio per il lavoro che ha svolto con questi stati generali. Riconosco l'onestà di aver visto anche l'attuale decadenza. Della sanità toscana rispetto al passato e attenzione, lo dico a scanso di equivoci: decadenza della sanità toscana non vuol dire che oggi la Toscana non abbia più eh, medici di eccellenza o che sia costretta a lavorare in strutture fatiscenti non degne di una regione del 2022. La Toscana, per fortuna, viva Dio, ha tantissimi medici competenti e ha strutture tuttora all'avanguardia, ma nei vari punti che la maggioranza riconosce, vi è quella del fatto che il governo nazionale, negli ultimi dieci anni abbia sempre utilizzato la sanità come prima fonte di tagli? C'è una contrapposizione chiara e netta fra chi governa, cioè la Giunta di questa Regione e il Consiglio regionale che lo sostiene, cioè i membri del Partito Democratico. Esiste un tema tutto dentro la maggioranza. Oggi si è certificata la sfiducia da parte del gruppo del PD nei confronti del Governatore Gianni e della sua Giunta. Ma che senso ha, mi domando, a due anni dalle elezioni e dopo che il Presidente Gianni aveva presentato con la sua Giunta il programma di governo dove si parlava di sanità, fare una proposta di risoluzione negli Stati Generali? Si è partiti prima con la crisi di maggioranza? Rispetto al non assessore, poi al sottosegretario, poi c'è stata una riunione di maggioranza per il cambio di passo, così l'hanno chiamato. Rispetto al governatore Gianni, poi si è, si è sfiduciato la giunta. Su Fidi, poi si è continuato sulle infrastrutture, ora sulla sanità. E domani si scopre che verranno fatti gli stati generali della cultura e chissà, magari anche quelli dello sport. Ce lo dicano chiaro. Esiste un problema, se lo risolvono fra di loro. Quello a cui noi non possiamo partecipare è un gioco di rimballo fra Giunta e Partito Democratico che lo sostiene sulle spalle dei cittadini. Sicuramente la Commissione ha fatto un lavoro quanto mai opportuno. Nel momento in cui ci si approccia comunque ad intervenire sulla, sugli aspetti più critici della sanità toscana, hanno voluto fare una fotografia e quindi dare poi degli indirizzi alla Giunta. È chiaro che è un tema assolutamente complesso sul quale però mh, come dire, ci sono alcuni aspetti che meritano di essere, eh, di essere rilevati. Anzitutto il concetto di prevenzione, un concetto di prevenzione che è assolutamente condivisibile. Eh, più si previene, quindi più si favoriscono anche forme di educazione, stili di vita, consumi consapevoli, meno si accede al servizio sanitario. E questo deve essere l'obiettivo, perché il servizio sanitario è comunque sia un costo per l'utenza. È chiaro che ci sono altri aspetti, poi. Eh, la questione, ad esempio, delle, delle aree interne. Noi abbiamo una Toscana che eh, come dire, presenta forti differenze anche rispetto ai servizi sanitari. È chiaro che di fronte a una popolazione che invecchia che quindi ha necessità di avere determinati servizi quanto più possibili di prossimità dall'altro però non possiamo anche pensare di sacrificare famiglie che molto spesso vivono in aree fuori dalla, dal territorio eh, urbanizzato ma che molto spesso scontano ad esempio l'insufficienza di servizi pediatrici è stato un lavoro di un anno intenso e che finalmente ha visto tutti i contributi degli operatori della sanità che hanno affrontato questi due difficili anni di pandemia ma quello che ne possiamo adesso trarre è una proposta di risoluzione che ovviamente è stata declinata nella visione della maggioranza che governa questa regione, che noi definiremo estremamente tiepida e tardiva per tanti punti di vista. Tiepida perché gli impegni che si sono assunti sono eh, estremamente eh, generici in alcuni casi, mancano di quegli indicatori che secondo noi sono fondamentali, molti vengono definiti eh, dal, dal MES, che è l'organismo, il soggetto che ogni anno esprime un giudizio sulla qualità del sistema sanitario toscano, e però per molti altri rimane un'evanescenza delle proposte, degli impegni e la tardività, perché molti di questi impegni che adesso sono stati presi all'interno di questa risoluzione sono eh, derivati fondamentalmente da quelle che sono state le proposte che anche il Movimento 5 Stelle ha fatto nella scorsa legislatura.